al Blaise Pascal, una domanda semplicissima: cosa ne pensi? Quali sono le tue prime impressioni? Comunque lo prendi, è stato bello, penso molto, penso che mi iscriverò all'FM, che ho sentito che è molto interessante. Quindi grazie, ci siamo oggi qui all'Open Day del Blaise Pascal con un genitore e un ragazzo di terza media che è venuto a fare l'Open Day. Quali sono le prime impressioni di questa scuola? Le prime impressioni sono positive, mi sembra che anche i docenti che ci hanno fatto, ci stanno conducendo durante questo Open Day siano abbastanza disponibili, ma soprattutto molto professionali. Anche voi ragazzi siete in gamba perché vi mettete comunque in gioco a 360 gradi. Grazie, io la ringrazio e ci vediamo alla prossima intervista. Una mamma di un ragazzo che è venuto oggi, diciamo, Pascal, devo chiederle due domande. Se vi sta piacendo innanzitutto la scuola? Molto, molto, sia come struttura, sia all'interno delle aule che abbiamo visitato, mi sembrano veramente belle. Se pensate che il vostro figlio possa venire proprio qui al Pascal e se, quale indirizzo si può magari scegliere? Lui predilige l'indirizzo AMF e quindi sulla base di questa sua preferenza stiamo valutando le diverse scuole. Per il momento questa vince. Va benissimo, è la prossima. Un ragazzo che è stato l'Open Day del Pascal e quello che ha fatto due domande. Innanzitutto, se vi sta piacendo la scuola? Sì. Ben organizzata, ben gestita. Pensate che vostro figlio ha già una indirizzo preciso in cui vorrebbe andare, magari state valutando in base a quello che stiamo dicendo. Ha una idea di massima, dovrebbe essere informato, poi vedremo. Grazie mille. Siamo qui oggi con una ragazza che ha partecipato al vostro Open Day. Ti volevamo chiedere delle domande molto semplici e semplici. Innanzitutto, ti sta piacendo questo istituto? Sì, bene. Quale, verso quale cosa ti è più ispirata? Ti piace l'informatica? E come pensi che sia l'informatica? Perché a volte noi crediamo che l'informatica sia una cosa, ma in realtà è tutt'altro. Non so come rispondere.